Immaginiamo un circuito, semplice o complesso, perfettamente funzionante. È interessato da tensioni e percorso da correnti. Vogliamo eseguire qualche misura. Siamo costretti a collegare degli strumenti. Ma questi non appartengono al circuito originale. Quindi eseguiamo le misure con la presenza di corpi estranei, che potrebbero modificare le grandezze in gioco. Nella maggior parte dei casi, il problema si può trascurare, poiché i costruttori dotano gli strumenti di caratteristiche tali da disturbare il meno possibile. Vediamo, ad esempio, come si comportano amperometri e voltometri. Gli amperometri si collegano in serie al componente del quale vogliamo conoscere la corrente. Abbiamo detto che lo strumento non deve disturbare il circuito. Al posto dell'amperometro c'era un cortocircuito, e così deve rimanere. Un amperometro per non disturbare, deve comportarsi da cortocircuito. Ovvero deve presentare una resistenza interna nulla. È un dato puramente teorico, ma nella pratica ci si deve avvicinare il più possibile. I voltometri si collegano in parallelo al componente del quale vogliamo conoscere la tensione. Si sottolinea ancora che lo strumento non deve disturbare il circuito. Al posto del voltometro non c'era un circuito, e così deve rimanere. Cioè un voltometro per non disturbare, deve comportarsi da circuito aperto. Non deve essere attraversato da corrente. Ovvero deve presentare una resistenza interna infinita. Anche in questo caso il dato è puramente teorico, ma nella pratica ci si deve avvicinare il più possibile. Riepilogando, un amperometro per non disturbare il circuito deve comportarsi come un cortocircuito, un voltometro deve comportarsi come un circuito aperto. Vediamo alcune situazioni che possono crearsi. Da ora in poi, come esempio, utilizziamo amperometri con resistenza interna pari a 2 ohm, e voltometri con resistenza interna pari a 3 mega ohm, ovvero 3 milioni di ohm. Per comprendere le problematiche esposte in questo video, basta un elementare circuito con un solo resistore. Partiamo dalla misura della corrente che attraversa il componente. Ovviamente utilizziamo un amperometro collegato in serie. Se il resistore presentasse una resistenza di 3 mega ohm, l'aggiunta di soli 2 ohm in serie non comporterebbe alcuna variazione di rilievo. Anche con una resistenza di 100 kilo ohm, i 2 ohm dell'amperometro non costituirebbero un problema. Ma se la resistenza fosse di 2 ohm, la resistenza interna dell'amperometro, dello stesso valore, provocherebbe un dimezzamento della corrente. In questo caso l'amperometro causerebbe un forte disturbo al circuito, e la misura sarebbe errata. Notiamo, quindi, che uno strumento può non disturbare in una situazione, ma può disturbare in un'altra. Vogliamo ora misurare anche la tensione del resistore. Poniamo il voltometro a monte, cioè prima dell'amperometro. L'amperometro continua a misurare l'effettiva corrente del resistore, ma il voltometro non misura la tensione del resistore, ma la somma con quella dell'amperometro. 2 ohm. Rispetto a 100 kilo ohm, aggiungono una caduta di tensione trascurabile. Ma se anche il resistore presentasse una resistenza di soli 2 ohm, il voltometro misurerebbe una tensione doppia rispetto a quella presente sul resistore. Allora proviamo a inserire il voltometro a valle, cioè dopo l'amperometro. In questo modo il voltometro risulta direttamente collegato al resistore, e ne misura correttamente la tensione. Ma è ora l'amperometro a non eseguire la giusta misura, poiché mostra la corrente del resistore sommata a quella del voltometro. È vero che un voltometro ideale non assorbe corrente, ma uno reale la assorbe, anche se molto piccola. In queste condizioni, la corrente del voltometro è sicuramente trascurabile. Ma se la resistenza del resistore si avvicina alla resistenza interna del voltometro, la corrente di quest'ultimo non è più trascurabile. Nel caso in figura, l'amperometro misura addirittura una corrente doppia rispetto a quella del solo resistore. E per terminare questo video, vediamo cosa accade se, distrattamente, invertiamo amperometro e voltometro.
non è un errore senza conseguenze. Sappiamo che l'amperometro è quasi un cortocircuito, e il voltometro è quasi un circuito aperto. Se inseriamo il voltometro come se fosse un amperometro, bloccheremmo la circolazione di corrente nel componente in esame. Situazione ancora peggiore, se inseriamo l'amperometro come se fosse un voltometro. Creeremo un cortocircuito del componente, con conseguenze che potrebbero essere anche gravi.